No. No, nella mia vita, quando finirò di allenare la carriera, voglio vincere un campionato. Mente sapendo di mentire, ma non lo sa fare neanche benissimo, perché lui è un uomo sincero, onesto, che dice sempre quel che pensa. E nella notte delle emozioni al cardiopalma con il Brescia, nella quale rischiava pure di finire in ospedale, Walter Novellino si lascia scappare ai microfoni di Sky Sport il suo sogno, ovvero quello di portare l'Avellino in Serie A. E quando in sala stampa poi cerca di smentire se stesso, quel sorriso lo tradisce. Perché se è vero che la squadra ha grandi margini di miglioramento, ancora il 60%. È anche vero che l'allenatore di Montemarano l'ha sentita sua dal primo giorno di ritiro di Cascia. Per tanti motivi, il primo è che l'ha modellata insieme alla dirigenza e al presidente Walter Taccone, che l'ha accontentato in tutte le sue richieste, da Morosini a Marchizza passando per Molina. E poi perché a 64 anni si sente ancora pieno di passione, di vigore e di amore per questo sport. Non a caso ripete sempre che dopo l'esperienza al Napoli e quella alla Sampdoria, Avellino rappresenta per lui una seconda giovinezza, quella più matura e consapevole forse, quella che lo ha portato a vivere in modo più intenso le sue radici, la sua terra, dalla quale in realtà non si era mai distaccato. In fondo la chiave sta anche qui. In un calcio svuotato di valori, senza bussole, senza più bandiere, Walter Novellino, che sogna di portare il suo Avellino in Serie A, è un eroe quasi romantico, fuori moda forse, ma molto molto affascinante. Sul campo abbiamo imparato ad apprezzarlo anche per le sue sfuriate. Dai, Maro! La superficialità è il suo progetto più grande. Fuori per la sua disponibilità e contagiosa simpatia. No, io non bevo. No, non bevo. Al di là degli elementi tecnico-tattici del gioco che il suo Avellino esprime, c'è il dato umano dunque che ci piace, è quello dei numeri. Nessuno in Serie B ha fatto meglio di lui, 4 promozioni conquistate con il Venezia, il Napoli, il Piacenza e la Sampdoria, che lo rendono un vero e proprio specialista del campionato cadetto. Ed allora, se davvero sono i sogni a dare forma al mondo, speriamo che Walter Novellino realizzi alla fine il suo.